ma questo paese ha altri problemi di cui già non si parlava prima e adesso saranno totalmente coperti da questo argomento. E quindi il dovere nostro in un evento come questo, in cui abbiamo la possibilità di parlare a centinaia di persone e avere questo privilegio, è quello di non dimenticare prima di tutto le priorità di questo paese, che con tutto il rispetto non sono la modifica della Costituzione o la modifica della legge elettorale. In questa struttura, per caso, per fatalità, ci sono diverse decine di cittadini di Norcia che sono ospitati, speriamo temporaneamente, perché vogliamo che ritornino sul loro territorio il prima possibile. Ne ho incontrati alcuni prima lì. Io su questo tema non voglio non voglio parlare tanto, perché queste persone aspettano fatti. Io ho detto, qualcuno qui nel pubblico, che se vogliono, questo microfono è a disposizione per dire quello che vogliono. È a vostra disposizione, se volete dire. Del sisma che ha colpito i nostri concittadini del centro Italia, voglio dire solo due parole. C'è una parola che deve guidare i prossimi mesi e i prossimi anni nella ricostruzione di quel territorio. Quella parola è dignità. Io mi sono stufato di vedere il Presidente del Consiglio dei Ministri che elemosina 4 o 6 miliardi di euro all'Unione Europea per ricostruire il centro Italia, quando questo paese ogni anno spende 12 miliardi di euro in pensioni d'oro. Questo paese ha una dignità e vogliamo dire a Matteo Renzi. E voglio dire a Matteo Renzi che quei soldi non dobbiamo elemosinarli dall'Unione Europea, i soldi ci sono perché siamo tra i cittadini al mondo che pagano più tasse e i soldi nel bilancio dello Stato per aiutare i nostri concittadini del centro Italia ci sono e vanno stanziati. Non si utilizzi la scusa dell'Unione Europea per dire che non ci sono soldi, perché i soldi quando vogliono ci sono sempre per sprechi e privilegi. La programmazione dal 24 del mese di agosto, che c'è stato il primo sisma, ad oggi non esiste ancora un piano per la ricostruzione, non esiste una programmazione per la ricostruzione, come non esiste un piano di messa in sicurezza dei beni storico-artistici di quel territorio. La progettazione, la progettualità a medio e lungo termine è l'unica cosa che salva questo paese, anche quando c'è un'emergenza come il sisma nel centro Italia.